Prego i consiglieri presenti di prendere posto. E non so se c'è il bilancio, cosa è il bilancio? Lo facciamo per prima, no? Adesso subito dopo il verbale si fa il bilancio. Più che altro? In che senso? Hai fatto benissimo. Io sottoscrivo. No, questo è perché non si riesce. Hai fatto benissimo. Allora, riprendiamo i lavori. Siamo rimasti alla richiesta di sospensione, quindi i lavori riprendono su una possibile condivisione su una modifica o emendamento. Vabbè, tanto lo leggo, lo leggo. Allora questo può essere il bilancio per la fine, Daniele. Com'è? Se vedo io la cosa del bilancio, ma se vuoi. Sì, si può. Alla fine non mettiamo più come 16. Allora, chiedo scusa, vi comunico che è giunto l'emendamento proposto dai consiglieri comunali Massimo Gianangeli e Maria Teresa Mancia, che prevede, ve lo leggo, sul punto della mozione così come è presentata da Torri e Donofrio, aggiungere un ulteriore impegno a convocare entro 15 giorni, chiedo scusa, un po' di silenzio, a convocare entro 15 giorni una seduta della seconda commissione al fine di valutare i risvolti attuativi della presente mozione, da inserire all'interno della discussione più generale sul regolamento ERAP e sulle linee guida emergenza abitativa e diritto alla casa. Questo è l'emendamento che verrà posto in votazione solamente se viene recepito in qualche modo e viene condiviso dal consigliere Donofrio e dai consiglieri Torri, uno dei due che si accetta l'emendamento. Consigliere Torri, a facoltà. Sì, recepiamo l'emendamento e come Presidente della Seconda Commissione mi impegno fin d'ora di convocare al più presto, credo entro 15 giorni come auspicato, convocare il dirigente, il dottor Pesaresi, in maniera tale di poter esaminare e approfondire queste tematiche e avere delle risposte più chiare e certe. Ecco. Grazie consigliere Torri. Consigliere Gianangeli. Velocissimamente, Presidente. Allora, discutere i risvolti attuativi vorrebbe dire, ad esempio, i 24 mesi sono premialità o sono prerequisito per fare domande? È un risvolto attuativo. La discussione sul regolamento ERAP è una discussione, chiaramente, se può, il regolamento ERAP, come diceva giustamente il consigliere Olivi, è di competenza regionale, però nessuno ci vieta di fare delle proposte da presentare ai consiglieri regionali. È una discussione generale, questo è un po'. E poi tutta la questione dell'emergenza abitativa in generale, per arrivare, io sono sicuro che ci arriveremo, a delle linee guida condivise su questo tema. Questo un po' era per ulteriori chiarimenti, se fossero necessari. Grazie. Grazie Presidente, no, anche ricollegandomi a quello che diceva adesso il consigliere Gianangeli e alla luce di questo emendamento, io vorrei chiedere al proponente, anzi ai proponenti, il significato di requisito, cioè si intende, per chiarire, no? Perché poi visto che si vota almeno abbiamo piena consapevolezza di quello che si vota, si intende un requisito di accesso o un criterio di assegnazione di punteggio, perché le cose sono assolutamente diverse. Consigliere Donofrio, a facoltà. Sì, io le leggo quello che dichiara questa sentenza.
al quarto quinto paragrafo. In effetti le politiche sociali delle regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e ragionevoli. L'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo come l'abitazione, per un verso si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e per l'altro verso può richiedere garanzie di stabilità che nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblica in locazione scongiurino avvicinamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia. È un prerequisito, da quanto sembra, rispetto all'assegnazione. È un prerequisito. Mentre quello degli alloggi residenziali è un requisito valoriale, è un criterio valoriale, questo diventerà un prerequisito. Ancora consigliere Pannoni? Io non chiedevo un'interpretazione della sentenza, chiedevo un'interpretazione della volontà dei proponenti, nel senso se, però mi pare insomma che ha risposto dicendo che è un requisito di accesso e quindi anche l'interpretazione che dava Gianangeli del secondo impegna mi pare che non coincide con quella che è l'interpretazione che viene data dai proponenti. Consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, non coincide neanche con l'interpretazione della sentenza, se poi vogliamo vedere, perché qui non c'è scritto che è un prerequisito, c'è scritto che va messo dentro e quindi non c'è scritto questo. Secondo me questo è un argomento da approfondire in commissione, secondo me, perché le intenzioni potrebbero essere diverse, poi dopo eventualmente di dividerci su questa cosa, secondo me l'argomento merita un approfondimento, di dividerci se, su questa cosa, se metterlo come prerequisito o come premialità, secondo me va chiarito anche con legale, magari se possiamo avere anche una copia della sentenza e vediamo bene. Io per esempio non lo vedo così la sentenza come un prerequisito, se lei nella sua motivazione politica vede questo va bene, ma non è scritto né nella mozione né nella sentenza, per cui secondo me va chiarito in commissione, però lo spirito motivante in cui si prende atto di una problematica sentita dalla città, in cui si prende atto che una questione di residenzialità potrebbe essere un requisito di cui tener conto in un regolamento, secondo me è più che condivisibile. Allora, non ci sono altri interventi, quindi chiusa la fase della discussione, aperta quella delle dichiarazioni di voto. Se ci sono dichiarazioni di voto per i vari gruppi. Non ci sono, quindi chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione il testo della la mozione di cui è la pratica numero 6 e la mozione presentata dai consiglieri Marco D'Onofrio e Andrea Torri del gruppo Patto per Iesi, avente ad oggetto il regolamento di assegnazione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica nel testo come modificato in virtù dell'emendamento che è stato presentato ai consiglieri Maria Teresa Mancia e Massimo Gianangeli e che è stato in qualche modo condiviso dai proponenti la mozione. Prego votare, votazione aperta. Olivi, consigliere Olivi, Spaccia, Garofoli. No. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 24 consiglieri, i favorevoli sono 18, i contrari 3, gli astenuti 3 e sono i consiglieri Bornigia, Francesco Rossetti, Spaccia. Il Consiglio Comunale approva. Quindi abbiamo chiuso
nei tempi dovuti, anzi in largo anticipo, anche lo spazio dedicato alle mozioni ed ordini del giorno. Prima di passare alle pratiche ordinarie, facciamo una sorta di recupero di quanto vi avevo detto nella la pratica 6, quelle delle comunicazioni, ecco. Sì, grazie. La pratica relativa alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale, avevo detto che avrei posticipato questa parte perché mancava il consigliere in qualche modo interessato. Allora, comunico che mi è stato già comunicato con mail, con posta elettronica a tutti i consiglieri, che il consigliere comunale Cesare Santinelli, eletto nella lista Iesiamo, a supporto della candidatura a sindaco di Massimo Bacci, ha dichiarato, dalla data credo che sia il 16 gennaio, è stata protocollata ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, articolo 10,4, di costituire il gruppo consiliare Liste Civiche per l'Italia, presenti in Consiglio regionale, e quindi di provvedere a tutti gli adempimenti regolamentari previsti. Prima di poi lasciare in qualche modo la parola, se i consiglieri, un consigliere per gruppo, volesse intervenire, magari al consigliere anche Santinelli, comunico che in base all'articolo 10,6 l'adesione del nuovo gruppo alla maggioranza eventualmente va confermata con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai capigruppi di maggioranza, quindi questa è la formalità necessaria. Se non formalizzata entro 10 giorni dal 16 gennaio, l'assegnazione d'ufficio viene fatta alla minoranza. Queste le formalità procedurali previste. Quindi, per riepilogare, credo che in mancanza di una dichiarazione espressa, no, se di appartenere alla maggioranza o alla minoranza, se non viene comunicato nulla a far tempo dal 16 gennaio, trascorsi 10 giorni, automaticamente il consigliere e il gruppo consigliare vengono come iscritti alla minoranza. Per evitare questo deve essere inviata espressamente una lettera al Presidente del Consiglio Comunale firmata dal Sindaco e dai capigruppi di maggioranza. Queste le formalità. Finita la parte, diciamo, tecnica, invito i gruppi consigliari, i rappresentanti dei gruppi consigliari, se vogliono, ad intervenire, e lo stesso vale per Cesare Santinelli. Prima c'è consigliera Lenti, prima Cesare Santinelli, a facoltà. Sì, grazie signor Presidente, non, francamente non pensavo che entrava nell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, visto i tempi così brevi nel momento che l'ho depositato dal 16, oggi appunto è il 21, pensavo che magari era una discussione che venisse fatta al prossimo Consiglio Comunale. Comunque su questo diciamo non m'ero preparato, ma cercherò di fare del mio meglio, al di là che tutto c'è una battuta. Dico che, come lei ha appena annunciato, sono stato eletto sulla lista civica di Iesiamo, che ha portato al cambiamento di questa città, un cambiamento che io credo e ho creduto e creerò che sarà sempre possibile, e comunque perseguire questo obiettivo. Il fatto è che personalmente ci sono stati da parte, almeno politicamente parlando, dei problemi che sono sorti all'interno della maggioranza, dimostrato in diverse occasioni, ma questo è agli atti del Consiglio Comunale, sicché non è che dobbiamo star lì ad elencarli, che comunque io portando una lista civica, Liste Civiche per l'Italia appunto, qui in Consiglio Comunale, è per dare una continuità a quello che io credo che sia una rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale delle liste civiche e del civilismo che io credo che sia futurista, nel senso che lascia libertà alla lista civica
a tanti di rappresentare le proprie idee, al di là dei partiti che comunque hanno avuto una rigidità in questi anni per quanto riguarda la libertà individuale, dando dei diktat dall'alto, dalle segreterie del partito, e quello si deve fare, con quello si deve condividere quello che viene calato all'alto. Questo è il mio pensiero, perché appunto ho scelto una lista civica in mezzo ad altre liste civiche. Purtroppo ci sono state delle incomprensioni, e che ha portato, dicevo appunto, a degli attriti che auspico che quantomeno si possano nel tempo magari ripianare, aggiustare e rimodulare tutto quello, o resettare, per poi ripartire e fare un percorso che sia veramente utile alla città, per tutti quei problemi che comunque dovrete tutti insieme affrontare, maggioranza e opposizione, con il buon senso. Ringrazio innanzitutto per il percorso fatto finora a tutti i colleghi e amici che ho conosciuto all'interno della lista Iesiamo, e in particolare ringrazio alla capogruppo Paola Lenti per l'impegno che ha messo fino adesso, sia come presidente della commissione sanità e altrettanto avermi sostituito da capogruppo. La ringrazio particolarmente, perché comunque è un sacrificio fare politica. Noi tutti sappiamo quello che significa stare in consiglio comunale. Il fatto che sono arrivato qui tardi, perché fino a poco prima della mia entrata in consiglio lavoravo, sicché dico questo per dire che comunque siamo qui a dare il nostro contributo, tutti, nessuno escluso. Ringrazio sempre a titolo personale anche tutto il gruppo del Patto per Iesi e Insieme Civico per un percorso fatto insieme e che fino ad oggi condiviso. Spero che ci siano occasioni di poter continuare questo percorso, condividere insieme sulle scelte importanti. Allo stesso modo ringrazio l'opposizione, insomma, tutti i gruppi di opposizione, che anche loro stanno dando il loro contributo e il loro apporto a secondo le proprie idee, le proprie opinioni, quello che appunto rappresenta la democrazia in questo paese. Sulla questione tecnica, io non ho dichiarato sulla carta se stare in maggioranza o stare all'opposizione. Non l'ho dichiarato perché non mi sento all'opposizione. Non l'ho dichiarato perché comunque pensavo di poter trovare, e credo che ancora ci sia, un margine di spazio e di tempo di poter ricucire, ripianificare, rivedere le posizioni per far sì che un percorso potrebbe anche essere all'interno della maggioranza. Per far questo però c'è un tempo limite, quello che il Presidente ha annunciato appunto poc'anzi, i 10 giorni di tempo, che parte dal 16 gennaio in poi. Quindi entro questi 10 giorni o mi dichiaro in maggioranza o all'opposizione, oppure in automatismo sarò messo all'opposizione, cosa che è un vestito che a me sta stretto, nello specifico, perché comunque non mi ritengo e non mi sento nelle condizioni, e non lo sarò, almeno se non succede qualcosa di eclatante, di poter fare scelte importanti al di fuori di quello che sarà preso dalla parte della maggioranza. Su questo poi vedremo, ci misureremo col tempo sulle scelte, come ho fatto fino adesso, sulle scelte non condivise. Su questo io appunto parlavo delle liste civiche per la massima libertà di espressione, massima libertà di partecipazione. Se da parte della maggioranza entro questi 10 giorni, perché non è che io voglio, potrei anche dichiarare all'interno della maggioranza, ma siccome per gli attriti che ci sono stati, lo ripeto ancora una volta, non mi sento di poter
padroneggiare e dire io voglio stare in maggioranza come voglio stare in opposizione, comunque parlo di libertà. Io non ho nessuna prerogativa, solo che se dalla parte della maggioranza ci sia una apertura perché io possa rimanere in maggioranza, da parte mia non c'è nessuna preclusione. Diversamente in automatismo sarò, e non per volontà personale, sarò all'opposizione. Grazie. Grazie Santinelli. Paola Lenti, consigliera Paola Lenti, a facoltà. Grazie Presidente. Allora, più che un saluto mi sembrava un commiato quello di Santinelli, comunque continueremo a lavorare all'interno di quest'Aula, no? In qualche maniera. Va bene, grazie per gli apprezzamenti. Volevo porgere comunque un saluto per questo cammino che abbiamo condiviso fino ad oggi. Io non parlerei tanto di attriti, Cesare, quanto magari ecco, di una voglia di esprimere, di affermare le proprie idee in maniera forse decisa al punto, no? Ecco, da non riuscire sempre a fare una sintesi. Quindi ecco, proprio in virtù del cammino che abbiamo percorso, quindi fino ad oggi, al di là di questa, ripeto, volontà, no? In qualche maniera di una massima espressione di libertà che poi hai citato anche nel discorso che hai fatto, quindi questo volere esprimere con la massima libertà le proprie idee, noi apprezziamo la tua scelta comunque, perché piuttosto che rimanere hai preferito seguire una strada che ti permettesse di raggiungere comunque questo che per te era un obiettivo importante, di poterti esprimere con la massima libertà. E speriamo comunque, proprio in virtù di questo cammino che abbiamo condiviso, di poter portare avanti insieme quelle che sono le battaglie importanti per risolvere i problemi, ecco, della nostra città, e di poter comunque collaborare per raggiungere questi che sono gli obiettivi e rimangono comunque gli obiettivi prioritari non solo per la maggioranza. Grazie consigliera Lenti. Consigliere Marasca, facoltà. Cosa capito? Sì Presidente, ma io ringrazio Cesare per il reciproco ringraziamento. Ti dico, mi dispiace per te, perché ti conosco, ormai stiamo da anni in questo Consiglio Comunale, quindi abbiamo fatto anche un pezzo di strada insieme in quest'Aula, e so che comunque sei una persona genuina, onesta, e che quello che fa lo fa in buona fede, sulla consapevolezza di alcune idee e di alcune posizioni assolutamente trasparenti. Io come te infatti avevo capito che queste frizioni che si sono create, come te in campagna elettorale avevo capito che il sindaco non volesse esternalizzare le mense, però avevo capito male. Avevo capito anche che il sindaco non volesse aumentare la tassazione locale, eppure anche lì avevo capito male. Come avevo capito che il sindaco avesse un'idea di viabilità, però forse anche lì Marasca aveva capito male. In realtà io penso che tu hai fatto una scelta in coerenza. Una scelta in coerenza semplicemente con quello che era stato detto in campagna elettorale. Per questo mi sono un po' dispiaciute le parole che ti ha rivolto il sindaco a mezzo stampa, come a voler far intendere a chi legge che dietro a queste scelte a volte ci siano ragioni di tipo anche a livello personalistico e di tipo politico. Io spero che tu, al di là della maggioranza e dell'opposizione, continuerai comunque in coerenza a fare politica nei confronti di chi rappresenti, che sono i cittadini, come ognuno di noi fa in quest'Aula consigliare. Rispetto invece al dato politico, io stesso ho cercato di porre all'attenzione a chi mi domandava di questa circostanza che, a mio parere, cominciamo a vedere i limiti di un certo progetto politico che si è candidato a governare la città e la forte eterogeneità che connota questa maggioranza consigliare. Una maggioranza consigliare che in un determinato periodo storico la città, dovuto anche a errori del passato di chi ha amministrato, è riuscita a vincere, anche se di poco, le elezioni, con un programma elettorale che è stato sostenuto. Secondo me, perché fallimento di un progetto politico? Perché non vorrei che questo fosse l'inizio. E sarebbe un rischio per la città, anche per la governabilità della città, un rischio la frantumazione di questa maggioranza così eterogenea che a questo punto, diciamo, e questo perché? Perché tutto questo sembra dettato quasi da una mancanza di strategia e di visione generale che ha la maggioranza rispetto alla città.
e si vede e si è visto in più passaggi politici, dal bilancio, dalle singole questioni, dalla mancanza di un elenco di priorità, dal voler portare avanti tutto. Noi oggi abbiamo poche risorse e c'è bisogno di fare delle scelte in base alle priorità che possiamo ancora permetterci. Questo non viene fatto, viene un po' portato avanti tutto, alle assemblee pubbliche parlano i tecnici che per detta del sindaco ne sanno più dei politici, perché presente io all'ultima assemblea il sindaco diceva facciamo parlare della Bella che sul bilancio ne sa più di me, come se della Bella oggi fosse il sindaco di Iesi e decide lui cosa si fa sul bilancio del comune. Ecco, questa situazione io credo che necessiti, e lo ridico, sarò ripetitivo, di una forte azione politica del Consiglio Comunale. Spero che questa maggioranza riesca a trovare, perché ovviamente a governare ci siete voi, avete voi quest'onere, riesca a trovare un minimo di questioni su cui poter lavorare e su cui concentrare le risorse. Le nostre le diremo dopo, quando parleremo degli indirizzi di bilancio. Cesare, ci dispiace, io ricordo il tuo entusiasmo, ti ricordo sdraiato in Piazza della Repubblica dopo aver vinto le elezioni, però purtroppo, eccola qua, la realtà è questa, a volte le parole dette senza piena cognizione di quella che è la situazione concreta in cui poi vive il comune, in cui vive questo paese, a volte poi giocano brutti scherzi. Io credo che questa maggioranza, il fatto di non conoscere le condizioni di questo comune, abbia portato a promettere qualcosa di cui oggi tu sei vittima, perché fino ad oggi quelle cose non si sono viste. Grazie consigliere Marasca. Consigliere Punzo, a facoltà. Sì, grazie. L'uscita di Cesare da Iesiamo, benché fosse nell'area da tempo, mi ha comunque in qualche maniera sorpreso per le modalità con cui si è concretizzato, soprattutto per le dichiarazioni che ha reso all'indomani del comunicato congiunto che uscì con Iesiamo. Personalmente trovo la vicenda interessante perché rappresenta un modo di fare le cose in politica che siamo disposti a denunciare e a condannare solo quando si tratta di realtà e contesti altri da noi, comunque lontani dalle nostre cose e dalle nostre capacità di incidere. Questa volta però la cosa riguarda il nostro vissuto di Iesi, la nostra città, che devo dire purtroppo in questo si dimostra molto simile alla gran parte della realtà che c'è nel paese. Intendiamoci, i fatti in parola non sono nulla di complicato e nemmeno di misterioso. Qualche anno fa, agli sgoccioli della passata consigliatura, anche a Iesi arriva la pulsione civica, l'eterogeneità a cui si riferiva Marasca prima, che poi significa molto semplicemente che cittadini relativamente normali, nel senso di essere gente normodotata, normocivile, normodemocratica, normopaganti le tasse, ma anche normotiranneggiati, dileggiati e taglieggiati dalla politica espressa dai partiti e dai loro fiancheggiatori, si rompono le scatole, decidono che non si può assistere al declino inarrestabile cui sembriamo tutti condannati e si mettono insieme per, sia pure con tutti i limiti e l'ingenuità dei principianti, decisi a metterci la faccia in prima persona per provare a sterzare e a svoltare almeno nel limitatissimo ambito locale nel quale vivono. Iesiamo è la più nutrita di queste liste e Cesare Santinelli, già consigliere in quella consigliatura che si approssimava alla sua conclusione, ne è stato uno dei fondatori. Il movimento nacque veramente con uno spirito molto civico, includendo persone delle più diverse estrazioni ideali e più diversi passati politici. Persone tuttavia che fecero un notevole sforzo, per una volta tanto fecero un po' meno italiani e si misero in gioco per trovare le ragioni per stare insieme piuttosto che per stare separati. Si misero a costruire un'identità comune che alla fine trovò la sua sintesi dopo un percorso che li portò a enunciare un programma. Un programma che fu proposto alla città, che non parlava di sesso degli angeli e intorno al quale si formò molto velocemente un consenso importante in città, che portò, insieme al contributo di percorsi paralleli ma senz'altro analoghi di altre due liste civiche, ad esprimere l'amministrazione di questa città alle scorse elezioni comunali. Anche io ricordo in maniera molto nitida, ne conservo ancora le foto scattate nel cellulare, l'immagine di Cesare la sera dei risultati del ballottaggio finale. Era inginocchiato, sussacciato di fronte allo schermo dell'ufficio informazioni in piazza della Repubblica su cui scorrevano i risultati e sembrava un arabo adorante rivolto verso la Mecca nell'ora della preghiera. Dopodiché c'è stato l'insediamento del sindaco con la sua giunta e l'inizio del governo della città, con la messa a punto, la presentazione e il voto in consiglio del programma di mandato.
alla cui definizione peraltro si arrivò in maggioranza non solo mediante la mera traslazione del programma elettorale, ma anche mediante l'integrazione dei contributi che emersero in quei giorni. Ricordo non solo i contributi nostri e quelli delle altre liste, ma ricordo anche quelli dello stesso Cesare, tutti i contributi che furono accolti nella stesura finale che poi tutti insieme votammo e approvammo in Consiglio. È da quel punto in avanti, ovvero nella fase realizzativa del governo di questa città, che abbiamo iniziato a percepire il disagio e la divergenza di Cesare rispetto al resto della maggioranza. Una volta non condivideva le priorità, una volta non era d'accordo sul metodo, una volta non era soddisfatto dei tempi ed altre volte era addirittura in conflitto con la sostanza stessa delle cose che man mano venivano ad acquisire attualità nel governo. Il sottoscritto, come altri in questo consesso, non ha una grande esperienza politica, né Edoardo, non ho difficoltà ad ammetterlo, ma è un paio di cose in questi quasi 2 anni credo di averle capite. Una è che governare è sicuramente più faticoso e scomodo che fare opposizione, perché governare significa soprattutto riuscire a tenere la barra dritta sul programma in un mare tempestoso le cui onde minacciose, al di là delle legittime azioni dei consiglieri di opposizione, sono le pulsioni personalistiche dei singoli consiglieri della maggioranza, che per i più diversi motivi tendono a fare fughe avanti o all'indietro rispetto ai programmi concordati. E si tratta di motivi non sempre legittimi e cristallini, questo occorre dirlo con chiarezza, tra i quali c'è ad esempio l'ansia di visibilità, della quale qualcuno si fa condizionare troppo facilmente, magari perché è troppo impegnato a immaginare quale potrà essere il proprio ruolo nella prossima tornata elettorale di turno. Questa è la peggiore distrazione dai propri doveri. Doveri tra i quali il più importante è aiutare le persone che ci hanno eletto a capire quello che stiamo facendo, piuttosto che assecondarne le egoistiche e frettolose pulsioni, spesso condite dalla superficialità tipica di discorsi da bar. Lo so, è scomodo fare il consigliere di maggioranza, perché occorre da un lato vigilare sulla coerenza dell'azione della Giunta con il programma di mandato e dall'altro occorre richiamare chi ci ha eletti alle ragioni per le quali ci ha accordato il proprio consenso. Se va bene, ne esci quantomeno logorato in termini di immagine personale, perché a nessuno, né in Giunta né tra gli elettori, piace essere richiamata alle proprie coerenze e responsabilità di cittadino e di amministratore. Ma tant'è, avremmo dovuto saperlo bene prima di intraprendere questo percorso, avrebbe dovuto saperlo ancora meglio chi già aveva un minimo di esperienza, ma a quanto pare non è così. E a nulla vale mistificare o fare ingenerosa ironia su ciò che è stato fatto sin qui, che non ha nulla a che vedere con le sestine di Nostradamus, come invece è stato pure affermato e riportato dalla stampa nelle dichiarazioni di Cesare. Questa giunta fino ad oggi non ha fatto altro che realizzare il programma mediante le tante, dico io, cose che ha fatto in tutte quelle che sta mettendo in cantiere, che potete starne certi, realizzerà fino all'ultimo giorno di questo mandato, che non contempla nessuna ambigua, fumosa o altisonante visione, ma che presuppone invece una cultura del governo della spesa, ispirata innanzitutto alla sua efficacia ed efficienza, assolutamente coerente con la necessità di rispettare le persone che questa spesa la sostengono con la loro fiscalità, lasciando assolutamente fuori le logiche politiche che ben conosciamo, e che fanno dell'inseguimento del consenso la guida di ogni azione, condannando a un ruolo assolutamente marginale le stesse finalità di ciascuna singola spesa. L'esternalizzazione delle mense, ad esempio, piaccia o non piaccia, obbedisce a questa logica. Lo so, è complicato spiegare a chi godeva di qualche privilegio che è cosa buona e giusta avervi rinunciato, anche perché, è nella logica delle cose, non sarà sicuramente chi ha tratto dall'operazione giovamento in termini di equità e miglioramento della qualità a gridare più forte. Ma tant'è, come dicevo prima, ci si logora, ci si offusca l'immagine, quella che poi serve a prendere voti nell'eterno dopo, che qualcuno proprio non riesce a togliersi dalla testa, anche quando dobbiamo governare invece che fare opposizione. Ed è stata appunto questa la prima occasione nella quale Cesare ci ha lasciati. Occasioni cui ne sono seguite altre. Consigliere Punzo, la invito però a chiudere perché è finito il tempo. Come la storia degli aliquote IRPEF dell'anno passato, la questione della sicurezza quando ci si chiedeva di armare i vigili, oppure la faccenda stucchevole relativa alla viabilità. La storia è sempre quella. La storia è sempre quella. Bisogna pigliarsi la responsabilità di portare a termine i programmi. Concludo. A me risulta incomprensibile l'uscita di Cesare Sanzinelli, soprattutto perché la cosa avviene nel bel mezzo della realizzazione del programma, senza che nulla che in esso è chiaramente contenuto sia stato disatteso in un qualsiasi modo, a meno che Sanzinelli non si sia reso conto in questi 2 anni di aver sbagliato, ovvero di essere in contrasto inconciliabile con quel programma, in base al quale però è stato eletto. Sarebbe una cosa più che legittima, ma allora in questo caso, collega Santinelli, ci si dimette e ci si fa sostituire dal primo non eletto della propria lista. Non si va da un'altra parte, qualunque essa sia, a fare non si sa bene cosa, in ogni caso qualcosa che più di tutti i suoi elettori non sanno
cosa sarà. Ecco, e questo è il malcostume a cui mi riferivo prima. Non riusciremo proprio a liberarcene? Però, grazie. Finito. Consigliere Giampaoletti, a facoltà. Grazie Presidente. Ecco, vediamo un po'. Ecco, adesso forse riaccenda. Niente, se può cambiare, vediamo un po' se riaccende 10. Niente. Provi un po' un altro microfono, magari consigliere Rossetti. Prova il mio. Si prenoti? No, no, si deve prenotare però. Prova il mio. Ah, forse l'ha lasciato accendere. Ah, ecco. Grazie Presidente. Allora, come gruppo Insieme Civico, noi rispettiamo la decisione del consigliere Santinelli di dimettersi dal gruppo politico che siamo e da questa maggioranza. Nella sua esperienza politica è sempre stato in opposizione con forze politiche di centrodestra, ma la scelta di candidarsi in una lista civica poteva dimostrare un cambiamento di veduta anche verso dei cittadini che non guardano più i simboli politici, ma la concretezza delle cose. Noi di Insieme Civico, anche se ci siamo aggiunti al ballottaggio, abbiamo condiviso e costruito il programma di mandato insieme alle altre liste civiche, mettendo al primo posto l'interesse della città. Ci sembra che Santinelli abbia condiviso questi punti e sicuramente c'è stata la disponibilità della maggioranza a discuterli. Il consigliere Santinelli ha votato il programma di mandato e in virtù della sua passata esperienza politica all'interno dell'amministrazione cittadina avrebbe dovuto comprendere che per mettere a posto una città malconcia a causa della mancata manutenzione e controllo da parte delle amministrazioni precedenti non sono sufficienti 18 mesi. Sistemare la cosa pubblica significa anche compiere scelte forti che nessuno prima era stato in grado di fare, ma che proprio perché non riceviamo ordine a nessun partito, noi liste civiche siamo stati e saremo in grado di realizzare. Riteniamo ingiusto e indecoroso definire il nostro programma, il mandato, il libro di Nostradamus, in quanto se si prende in mano il programma di mandato si può notare che alcuni punti sono stati attuati ed altri sono in avvio. Noi tutti abitiamo a Iesi e in questo momento difficile economicamente e socialmente, con una mancanza di finanziamenti dello Stato, è quasi impossibile cercare di cambiare la città in 18 mesi. Cose che da anni sono state abbandonate senza una manutenzione, situazione di spreco di denaro pubblico, senza un'organizzazione per risparmiare, a differenza di come si è fatto in una famiglia o un'azienda privata. Sicuramente è più facile fare opposizione. È facile criticare l'operato senza conoscere la situazione. È facile andare nei giornali sputando sentenze, ma a nostro avviso stare in maggioranza è un valore aggiunto per iniziare a cambiare questa città. Ora, sulle scelte personali, non vogliamo entrare in merito, ci dispiace sia dal punto di vista politico che di amicizia. Ma riteniamo che un consigliere, se un consigliere non condivide più il percorso per cui si è candidato, dovrebbe mostrare una maggiore coerenza comportamentale. Qualora tale scelta sia stata effettuata in visione di un progetto politico di carriera futura, seppure riteniamo legittimo aspirare ad altri lidi, indubbiamente questo non è un atteggiamento della vecchia politica, quella vecchia politica che lo stesso Santinelli tanto criticava dal suo scranno. Auguriamo al consigliere Santinelli buon lavoro. Grazie consigliere Giampaoletti. Consigliere Gianangeli, a facoltà. Cerco di essere breve su questa questione del diversamente maggiorante, diversamente opponente Santinelli. Non vorrei che si prenda troppo spazio, la città ci ha bisogno di parlare dei problemi e delle questioni, però non possiamo non dire alcune cose importanti, secondo me, che diamo spunto da questa cosa. Con Santinelli, insomma, lo conosco da un po' di anni, aveva condiviso alcune battaglie anche quando ero fuori dal Consiglio, questione Sada, mi ricordo, anche assieme a, chiaramente al consigliere, al presidente, al consigliere Cingolani. Mi ricordo la sua motivazione nel cercare di
far cascare questa roccaforte di partiti, questa città ridotta come l'abbiamo vista, e questo abbiamo avuto anche delle idee comuni su questa cosa, no? questi stessi partiti che ancora devono chiedere scusa per come ci hanno ridotto la città, e su questo diciamo avevamo delle idee che condivisibili. Ma io capisco anche quello, il suo disagio politico, no? Il consigliere Marasca prima ha citato alcuni esempi di incoerenza tra quello che si era stato detto in campagna elettorale e quello che poi si è fatto. Io ritorno ancora sulla questione delle mense, ancora si continua a giustificare quella cosa come un atto di equità, ecco, già solo questo capisco perché lei si senta un po' a disagio. Però io adesso, al di là di questo, penso che quando ci si separa, no, in generale c'è sempre un po' di responsabilità da tutte e due le parti. Questo come linea generale, poi capita anche l'eccezione che la colpa è sempre solo da una parte, però di solito, 99% dei casi, vedo anche gli avvocati che si occupano anche dei matrimoni, quindi saranno più esperti di me su questo, però questi sono matrimoni, sono divorzi politici, no? Al di là se poi lei sceglierà di essere in maggioranza o opposizione. Ecco, io volevo provare a vederla in ottica costruttiva, cioè approfittiamo tutti, soprattutto chiaramente la maggioranza, perché questa cosa tocca più direttamente voi, ma approfittiamo tutti per prendere spunto da questa cosa, e se è il caso di rivedere anche alcune questioni, anche alcuni modi, alcuni metodi, no? Penso che tutti quanti abbiamo qualcosa. Traiamo spunto da questa cosa, perché blindarsi semplicemente come un'alzata d'ingegno di Santinelli, impersonalismo, una ricerca di visibilità, può darsi pure, no? Però sono sicuro che non c'è, lo sappiamo tutti che non c'è solo questo. E quindi, secondo me, conviene vederla in un'ottica costruttiva, prendiamo spunto da questa cosa, resettiamo alcune situazioni che creano problemi alla città, perché impediscono e lavorare serenamente, e sono sicuro che queste situazioni sono anche a causa di questo malessere all'interno della maggioranza, oltre che dentro, che nei rapporti fra Santinelli e la maggioranza. Per cui io sono l'unica cosa che mi permetto di dire, l'ultimissima cosa, Cesare Santinelli, è che non so come fai a andare con l'API, veramente. Dal punto di vista politico è una roba che, cioè, io capisco tutto, questo qui è un passaggio che proprio non riesco a capire, perché stai andando in un gruppo che ha fatto finora l'appoggio totale alla politica del presidente Spacca, e su questo sinceramente è l'unica cosa che veramente non ce la faccio, al di là di tutto quello che, però questo veramente da lei non me l'aspettavo. Non ci sono altri interventi, faccio un intervento a titolo personale perché credo che sia giusto, doveroso da parte mia farlo. Non voglio fare polemiche né dire chi ha sbagliato, chi ha fatto bene, sarebbe stucchevole, non è questa la sede, né mi sento di farlo, proprio non mi sento di farlo nei confronti di Cesare Santinelli. Sapete tutti che mi ha accomunato a lui un lungo percorso, e probabilmente, forse, se sono qui lo devo in qualche modo anche a lui e a suoi amici, perché così è, perché quando non pensavo minimamente di iniziare una pseudo vita politica, e la provenienza da lontano, quello che era il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, c'è stato un percorso rispettabilissimo. Su questo non tollero che ci siano delle battute o delle cose di scherno, perché non è assolutamente il credo, perché è uno di quei partiti che credo che, con tutte le diversità, ha caratterizzato in modo onesto la vita politica italiana, perché non credo che ci siano stati esponenti del Movimento Sociale che sono stati indagati per tangenti o per altre cose, quindi ristabiliamo anche la verità storica. Detto questo, che non è importante, poi ci saranno altri errori, non volevo dire questo e mi dispiace arrivare a queste cose. Dico, è iniziato da lì un lungo percorso che poi è andato avanti con Alleanza Nazionale, poi si è completato con verso il PDL, poi nel PDL siamo entrati, e ricordo a Cesare di non sventolare mai più bandiere, perché se si ricorda eravamo a Roma insieme quando si sventolavano bandiere, in quell'occasione presi o tenebrati in qualche modo da un desiderio, doveva essere di una forza politica forte, liberale, e probabilmente non è stata una delusione per entrambi, e poi altre bandiere è stata sventolata in un'altra occasione, quindi credo che gli auguro di non sventolare bandiere, perché poi se lo si vede insoddisfatto mi dispiace. Dicevo, da lì abbiamo fatto un percorso, pensavamo di aver,
e personalmente sono ancora convinto di aver fatto una cosa giusta, al di là di appoggiare una persona a cui anche in questa occasione rinnovo la stima personale e politica, ma soprattutto un percorso fatto, perché mi dispiace che su questo percorso Cesare Santinelli al momento opportuno si sia distratto, non ha visto quello che veniva fatto, pur con alcuni errori, perché sarebbe da sciocchi negarlo, ma a cercare il tentativo, il lavoro fatto per risanare un comune che certamente non brillava per diciamo economicità e criteri corretti di valutazione, credo che sia innegabile. Fare quello che è stato fatto in questi pochi mesi, probabilmente ci sarà tantissimo ancora da fare, ma sarebbe altrettanto da ipocriti negare che molto è stato fatto, e devo dire in coerenza col programma di mandato, perché se il programma di mandato lo si legge, probabilmente verrebbero meno alcune delle condizioni che, a torto a ragione, comunque legittimamente, hanno portato Cesare a non riconoscersi più in quel programma. Mi dispiace personalmente, mi dispiace politicamente, sono certo però, conoscendo la sua assoluta lealtà, il suo assoluto coraggio politico, che al momento opportuno, cioè prima del trascorrere dei 10 giorni, sia lui a scegliere da che parte si sta, perché nella vita non ci vuole né ipocrisie né tatticismi, anche in politica, dove a volte ce ne sono tanti, si sta o di qua o di là, si sta con la maggioranza o con la minoranza, in un rapporto sempre di leale collaborazione, ma si sceglie da che parte stare, e io sono sicuro, conoscendolo, che lui sceglierà. Poi magari non condividerò o sarò contento di condividere la scelta, ma sono sicuro che questo avverrà, e mi dispiace anche a me in qualche modo, diciamo, mi ha sorpreso molto la scelta finale, che rispetto, però pensare che io per anni, e lui d'accordo con me, chiamavamo il governatore di Fabriano, e mi si perdoni la battuta, il governatore della Regione Marche, adesso sapere che improvvisamente ci sono delle condivisioni strategiche, queste mi lascia un po' sorpreso. Questo però mi sento di dirglielo in assoluta amicizia, ma gliel'ho detto anche personalmente, dal punto di vista personale, anche fuori da questi scranni. Però avendo ovviamente esperienza e sapendo discernere anche le cose giuste da quelle meno giuste che vengono decise in Ancona a favore solo del territorio di Fabriano, anche su questo Cesare sarà molto avveduto, perché così è, me lo auguro. Chiudiamo, sì? Cesare, breve. Grazie. Grazie Presidente. No, dico, innanzitutto dagli interventi fatti ringrazio chiunque ha fatto un intervento politico, nel bene e nel male, comunque è un'opinione espressa e va rispettata, e la rispetto. Per quanto riguarda la lista civica, l'ho detto prima, la lista civica è, tanto per sottolineare questo passaggio, è una lista civica che sia vicino a un'area, a un'altra, è sempre una lista civica libera di rappresentare tutte le anime all'interno della stessa lista, sia che vengono da destra che sia che vengono da sinistra o di area di centro. Come uguale è quella di Iesiamo, come uguale che questa amministrazione ha anche assessori di estrazione più vicino alla sinistra. Cioè, voglio dire che non è tutta un'erba un fascio dire appoggi l'amministrazione regionale con il presidente Spacca. È una strumentalizzazione, e credo che, ecco, forse è termine non appropriato, strumentalizzazione, ma è comodo dirlo, perché, no, come ha detto il consigliere Gianangeli, ti sei messo con l'API. Io mi sono messo con una lista civica, si chiama Lista Civica per l'Italia, e non ha niente a che vedere con l'API. Anche se in consiglio regionale c'è un consigliere comunale, un regionale che rappresenta comunque una parte di quella maggioranza, ma sempre critico, molto critico, e a volte anche contrario alle scelte fatte da Spacca. Ma è una condizione che io ho ereditato
da un regolamento, ho preso un regolamento, più che ereditato, scusate il termine, comunale, che mi dà la possibilità di aderire a una lista civica, che per lista civica intendo sia comunale, sia che provinciale, sia che regionale, è sempre una lista civica, che non ha nessuna appartenenza a collegamenti o vicinanze con partiti storici. Io per questo ho aderito alla lista civica, che appunto cercherò di rappresentare al meglio con la mia autonomia, con la mia, le mie idee e nel rappresentare quello che il lettore Aiesi ha dato a me il mandato di rappresentarlo in questo Consiglio Comunale. Questo è l'intento e questo io farò. Al di là delle strumentalizzazioni o dei passaggi simpatici o meno simpatici. Grazie. Grazie. Chiudiamo qui questa parte, comunque buon lavoro a Cesare, che ovviamente Cesare Santinelli, che oltre che consigliere è capogruppo di questo nuovo gruppo consiliare liste civiche per l'Italia, quindi in bocca al lupo. Allora, passiamo ora alla pratica numero 8, numero 7 non l'abbiamo ancora fatto. È l'approvazione del verbale della seduta del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2013. Do per scontato che non ci siano interventi, che non ci siano dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione la pratica. Prego votare. Francesco Rossetti, Mancia. Cingolani. Punzo. Giampaoletti e Giorgio Rossetti. Comunico l'esito della votazione, presenti sono 21 consiglieri, favorevoli 21, nessun contrario, nessun astenuto, Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla pratica numero 8, è la convenzione fra il Comune di Iesi e il Consorzio Zipa per l'utilizzo di locali da destinare a centro operativo comunale in caso di emergenza sismica. Approvazione dello schema di convenzione, illustra la pratica l'assessore Bucci, se si prenota. A facoltà. Pronti. Allora, questo atto deliberativo serve ad individuare la localizzazione del cosiddetto COC, cioè Centro Operativo Comunale, in caso di emergenza sismica. Questo perché? Non perché l'amministrazione non abbia già un COC, ma ce l'abbiamo all'interno di questo fabbricato. E se non vado errato, vorrei dire con una sottile ironia, mi pare che stava qualche mese fa proprio nella stanza in cui hanno ceduto i travi. Quindi, ai fini di dotare l'amministrazione comunale di un idoneo centro operativo comunale da poter utilizzare in caso di emergenza sismica, è doveroso ed obbligo di legge individuarlo in un fabbricato lontano dal centro storico, perché ovviamente i danni maggiori il terremoto li fa nei centri storici, con le vie strette, fabbricati alti, antichi e quant'altro, e non potrebbe essere raggiungibile. Allora, in base a degli studi che sono stati fatti dall'ufficio comunale e da uno studio tecnico, è stato individuato l'edificio ritenuto idoneo nel centro direzionale Zipa, che in caso di emergenza sismica potrà essere utilizzato, in quanto facilmente raggiungibile dal punto di vista stradale, dal punto di vista delle comunicazioni, perché è dotato dei più avanzati sistemi di telecomunicazione, tra cui anche la videoconferenza, di aree esterne facilmente raggiungibili e utilizzabili in caso di tendopoli e quant'altro, dalle forze dell'ordine, dai mezzi di soccorso, protezione civile e Croci Rossi
e quant'altro, e non da ultimo anche eventuale atterraggio di elicotteri nel piazzale un po' più in fondo. Qualcuno in sede di commissione o prima della commissione faceva notare che poteva essere individuato questo COC in un edificio tipo quello dei Vigili del Fuoco o quello di una struttura sanitaria. Ma lo scopo precipuo dell'individuazione fisica di un edificio il più sicuro possibile per il COC è proprio di ospitare i mezzi di soccorso, tipo quelli dei Vigili del Fuoco e dei mezzi della sanità, nel caso fossero danneggiati quegli edifici. Quindi deve essere in una posizione diversa. Pertanto si sottopone all'approvazione di questo Consiglio l'approvazione della convenzione che prevede l'utilizzo gratuito per i primi 10 giorni e poi con la corresponsione di un canone dall'11° giorno, il riferimento stabilito al compenso minimo previsto dal riferimento dei valori immobiliari della provincia di Ancona. Il consorzio si impegna a mettere a disposizione i locali suddetti anche per esercitazioni, la cui data sarà stata preventivamente concordata, e a mantenere perfettamente in efficienza le apparecchiature informatiche. Qui minimo si parla di 3 PC con connessione internet, una stampante, una fotocopiatrice, uno scanner, ma qui ce l'avremo in sovrabbondanza. Questo è quanto emerge dal documento istruttorio, che ovviamente viene riportato in sintesi sulla deliberazione che viene sottoposta all'approvazione di questo Consiglio. Grazie Assessore. Adesso apriamo la discussione, potete intervenire, prenotarvi, non ci sono prenotazioni, quindi chiusa la fase della discussione, aperta quella delle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiusa anche questa fase, mettiamo in votazione la pratica numero 8, convenzione fra il Comune di Iese e Consorzio Zipa per l'utilizzo di locali da destinare a centro operativo comunale in caso di emergenza sismica. Approvazione dello schema di convenzione relativo. Prego votare. Gianangeli, Cingolani. Giampaoletti. Gianangeli ancora? No. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, favorevoli sono 16, nessun contrario, 5 astenuti, i consiglieri Mancinelli, Marasca, Bornigia, Olivi, Francesco Rossetti. Il Consiglio Comunale approva. Non c'è l'immediata esecutività di questa delibera, quindi passiamo alla pratica numero 9, l'integrazione del vigente regolamento edilizio comunale, REC, con l'articolo 94 bis, opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche per il collegamento verticale in edifici esistenti. Illustra la pratica l'assessore Bucci. A facoltà. Grazie. Lo scopo di questa deliberazione è dare la possibilità ai richiedenti di introdurre degli ascensori all'interno dei vani scala, anche con l'auspicio di non vedere più quelle appiccicature che chi non può farlo, chi ha scelto di spendere meno magari, lo fa
con delle strutture posticce al di fuori dei fabbricati. E anche perché era vietato fino ad oggi di introdurre gli ascensori riducendo le rampe delle scale, perché l'attuale regolamento edilizio obbliga una larghezza minima delle rampe pari a 100 cm, cioè un metro. Teniamo conto che la norma del 1989 obbligava di dotare di ascensori tutte le strutture al di sopra del terzo piano, ma tutti gli edifici antecedenti non avevano l'obbligo e quindi il 99% degli edifici presenti in città antecedenti al 1989 sono sprovvisti di ascensore. Ora mettiamoci nei panni di chi in casa di tre piani, e sono tante a Iesi, perché era il famoso tipo edilizio dei sei appartamenti, manoscala centrale, tre appartamenti di qua, tre appartamenti di là e tre piani, quindi direi che sia la stragrande maggioranza che ha caratterizzato l'espansione della città verso nord. Di chi ha i tre piani e ha in casa persone anziane o peggio degli handicappati che non riescono a salire o ovviamente lo fanno con grave difficoltà. Quindi lo scopo della delibera qual è? È di ridurre questa distanza, questa larghezza della rampa da 100 a 80 cm, perché a volte può bastare. Abbiamo visto che anche il Comune di Ancona ha prodotto qualche anno fa una delibera del genere ed è scesa al di sotto dei 100 cm che era stato introdotto il regolamento edilizio regionale, per cui anche il Comune di Iesi si era adattato, quando in realtà il Comune di Iesi, prima dell'adozione di quest'ultimo regolamento, aveva le rampe a 120, che molto probabilmente se si fosse continuato a mantenere i 120, ora la gran parte degli edifici riuscirebbero ad ospitare questi ascensori. Io ho qualche dubbio che in tutti gli edifici si riuscirà ad inserirlo. Perché? Perché pur riducendo con questa deliberazione la larghezza minima della rampa da 100 a 80 o da 120, quello che saranno, ad 80, bisognerà garantire ovviamente la sicurezza statica e ovviamente il passaggio delle barelle, che devono garantire il passaggio con un'inclinazione massima, mi pare, dell'ordine del 15%. Ovviamente gli uffici, prima di procedere all'atto istruttorio, hanno provveduto ad ottenere i pareri dei vigili del fuoco e dell'ASUR. I vigili del fuoco hanno espresso parere favorevole con una condizione per gli edifici, con la seguente prescrizione: per gli edifici ho espresso parere favorevole, per gli edifici rientranti nel campo di applicazione del DM 16 maggio 87 numero 246, norme di sicurezza antincendi per edifici civili e abitazione, edifici con altezza antincendi uguale o superiore ai 12 metri. Però non ci preoccupa, questa non è nel nostro caso. Perché? Perché noi parliamo di edifici fino a tre piani e quindi al di sotto dei 12 metri di altezza. Mentre per il resto ovviamente c'era già l'obbligo di avere il parere. Mentre l'ASUR esprime in nulla osta dal lato igienico. Ovviamente, ripeto, fatte salve le misure statiche. Avrei finito, Presidente. Grazie, Assessore. Consigliere D'Onofrio, apriamo la discussione. Errore? Allora, intanto consigliere Olivi, do atto, però non ho il testo perché l'ho fatto fotocopiare, non so se lei già ce n'ha una copia o meno per illustrarla, che il consigliere Olivi ha presentato un emendamento, adesso sono andati a fotocopiarlo, quindi abbiamo un attimo di vuoto, se intanto lo vuole illustrare poi verrà distribuito comunque a tutti, è in corso la fotocopiatura. Grazie Presidente, io ho presentato questo emendamento che comunque era già stato discusso in commissione con l'assessore e con tutti gli altri consiglieri. Nei fatti a questa iniziativa degli uffici proposta dalla Giunta, cioè di metter mano a un'annosa questione che è quella dell'esigenza di avere degli impianti elevatori
negli edifici esistenti per l'insorgere di esigenze è una realtà che, se giriamo per la città, soprattutto anche quella storica, no? Troviamo da un lato l'esigenza oggettiva di chi purtroppo in queste condizioni, dall'altro la realtà di una norma che invece dovrebbe vietare queste superfetazioni laterali. E poi, lo dico per esperienza, purtroppo la situazione che si viene a creare quando il soggetto, no, in difficoltà viene a mancare, e quindi secondo la norma dei disabili questa, diciamo, potessibilità dovrebbe ritornare allo stato quo ante. E quindi oggi gli uffici hanno fatto una proposta presentata dall'assessore Bucci di cercare di trovare una soluzione mediana fra queste esigenze e l'esistente. Chi era in commissione si ricorderà che di fronte a questa, secondo me, logica di buonsenso degli uffici, mi sono permesso di fare una considerazione, quindi c'è la mozione che presento e che adesso vado a illustrare velocemente, di dare mandato alla Giunta di presentare entro questo primo trimestre del 2014, previo percorso in commissione, una proposta integrativa a questo articolo 94, che è quello delle barriere architettoniche, per essere chiaro, in cui praticamente gli uffici dovranno sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la possibilità di ritornare a quella vecchia misura dei 120 centimetri, no? Del vano scala comune per tutti gli edifici, a prescindere se sono, no, anche di due piani, perché voi sapete che l'obbligo nasce dal terzo, perché siccome questi corpo scala non fanno né volumetria né producono sul, quindi non danno adito neanche ad oneri, no? Poi dopo ci sarà la pratica dell'attenzione agli oneri. Allora era un po' affrontare in maniera compiuta questo tema, da un lato mettendo mano al pregresso, la situazione che c'è adesso in quegli edifici dove queste attenzioni non ci sono, e dall'altro incamminare comunque una via per una strategia in cui qui tutti gli edifici devono avere comunque, quelli nuovi naturalmente, proprio per queste condizioni di non aggravio sugli oneri, no? Queste condizioni, così almeno con 120 è possibile un domani avere la possibilità di costruire al netto tutti quegli orpelli che oggi vediamo messi fuori, invece domani non c'è più questa situazione. Era un po' per prendere di petto questa fotografia che tocca agli esi così come tutte altre, dando quindi 6 mesi di tempo all'amministrazione di fare una proposta attraverso anche il confronto in commissione per cercare di dare una soluzione, no? E tant'è vero che l'assessore ci anticipava che poi prossimi piani, no, troveremo anche questo auspicio poi portato. E quindi era un impegno per il Comune di prendere di petto la situazione e dare a tempo 6 mesi una risposta, non solo per il pregresso ma anche per il futuro. Assessore Bucci. Mi sembra molto opportuna la proposta e la condivido pienamente, perché è ora di farsela finita di progettare al minimo guardando il centimetro, perché non si può mai prevedere cosa può succedere negli anni a venire. Quindi fissare la larghezza minima della rampa a 120, fatta esclusione ovviamente, fatta esclusione in caso di inserimento di strutture per gli anticappati o d'altro, su tutte le nuove costruzioni la rampa minima a 120. Vorrei confessare che, siccome c'ho qualche anno, fino a qualche anno fa la larghezza minima delle rampe in territorio comunale di Sino era 120. Poi dopo è stata cambiata, probabilmente per adeguarsi al REC regionale chiuso. Quindi io personalmente sono favorevole. Quindi non ci sono problemi dal punto di vista. Allora, ho parlato con il segretario. Dal punto di vista tecnico, consigliere Olivi, più che di vero emendamento, anche lei l'ha in qualche modo posto come risoluzione, perché ho sentito appunto il segretario confermava questo. Varrebbe poco come emendamento, perché c'entra poco col testo del deliberato. Potrebbe essere oggetto di una risoluzione successiva
all'approvazione della pratica, cioè mettiamo in votazione la pratica subito dopo questo come risoluzione. Ci sono problemi? No. Allora, se non ci sono problemi, chiedo scusa, prenotazioni, chiudiamo la fase della discussione. Allora, procediamo in questo modo, chiariamo. Dichiarazione di voto per la delibera così come predisposta dalla Giunta. Votazione, poi successivamente mettiamo in votazione, previo eventuali dichiarazioni di voti, la risoluzione presentata dal consigliere Olivi. Allora, dichiarazione di voto per quanto riguarda la pratica numero 9, la pratica di Giunta. Se ci sono dichiarazioni di voto, non ci sono, quindi chiudiamo questa fase, mettiamo in votazione la pratica numero 9 e integrazione del vigente regolamento edilizio comunale REC con l'articolo 94 bis, opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche per il collegamento verticale in edifici esistenti. Prego votare. Allora, comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, favorevoli 21, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Anche qui non c'è l'immediata esecutività. Adesso mettiamo in votazione, prima facciamo un passaggio per eventuali dichiarazioni di voto, sulla risoluzione presentata dal consigliere Olivi nel testo che vi è stato sottoposto. Quindi dichiarazioni di voto eventuali su questa risoluzione, viene votata come risoluzione. Non ci sono prenotazioni, quindi chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione la risoluzione presentata dal consigliere Daniele Olivi del gruppo consiliare del Partito Democratico relativamente alla pratica punto 9, integrazione REC con l'articolo 94 bis. Prego votare. Ci siamo. Votazione aperta. Passo indietro. Riproviamo. Facciamo votazione palese. Spegnere e riaccendere? No. Votazione palese. No, temo per le successive. Eccoci, forse è partito. Allora, votiamo. Allora, annulliamo la votazione e rivotiamo. È in funzione? Allora, Francesco Rossetti, Gianangeli, Santinelli, sì. Torri, ci siamo. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 21 consiglieri, favorevoli 21, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla... Dunque, no, mi diceva il Sindaco che può farlo anche dopo, quindi a modifica di quanto avevamo detto in conferenza dei capigruppo, la pratica numero 16 rimane al numero 16, non ci sarà nessuna anticipazione. Passiamo ora alla... trattazione della pratica numero 10, provvedimenti per il rilancio dell'attività edilizia e la ripresa delle attività economiche, modifica della delibera del Consiglio Comunale numero 36 del 21 marzo 2013 per la determinazione dei costi base per il calcolo degli oneri di urbanizzazione
in attuazione dell'articolo 16 del DPR numero 380 del 2001. Illustra la pratica l'assessore Bucci. La facoltà. Che sarà brevissimo, perché la proposta è quella di confermare sic et simpliciter la deliberazione dell'anno precedente, cioè gli oneri degli anni precedenti, visto quello che succede nel mercato edilizio. Io credo che sarebbe dai responsabili aumentare i costi in un settore in crisi e che anzi si tenta di rilanciare. Quindi la proposta è di mantenere inalterati gli oneri dell'anno scorso. Ecco, gli oneri dell'anno scorso, quindi rimangono invariati. Sì. Non parliamo di carenza di aree, parliamo solo di oneri di organizzazione primarie, secondarie e ovviamente relative a tutte le zone, alle zone urbanistiche. Grazie assessore, molto chiaro. Adesso mettiamo discussione, vediamo se ci sono interventi, non ci sono interventi, chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto eventuali, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudiamo anche questa fase, apriamo invece la votazione, quindi prego votare la pratica numero 10. Prego votare. Massimo, ad aiutare. Francesco Rossetti. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 22 consiglieri, i favorevoli sono 20, nessun contrario, 2 astenuti, i consiglieri Gianangeli e Mancia. Il Consiglio Comunale approva. Questa volta dobbiamo votare anche per l'immediata esecutività della delibera. Prego votare nuovamente. Gianangeli e Garofoli. Gianangeli. Proviamo. Sì, sì, è votato. No, è ancora da votare, lo facciamo votare a microfono. Allora, un attimo. Astenuto. No. Allora, i presenti sono 22 consiglieri, i favorevoli sono 20, nessun contrario, 2 astenuti, consiglieri Gianangeli e Mancia. Il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Passiamo ora alla trattazione della pratica numero 11. Provvedimenti per il rilancio dell'attività edilizia e la ripresa delle attività economiche, semplificazione delle procedure per l'individuazione dei parcheggi pubblici nelle zone TE 2.2 del piano regolatore generale, città consolidata con prevalenza di attività economiche, per interventi che introducono nuove destinazioni commerciali, direzionali e terziarie. Modifiche alla delibera del Consiglio Comunale numero 122 del 29 maggio 2009. Illustra la pratica, la presenta l'assessore Bucci. La facoltà. Anche questa è una delibera che fa parte di quelle scusa, dedicate. Scusa, un po' di silenzio. Che noi forse un po' pomposamente, su mia sollecitazione, ha suggerito agli uffici di farle precedere sempre da provvedimenti per rilancio dell'attività edilizia e ripresa dell'attività economiche. In realtà non possiamo mettere dei soldi, dei finanziamenti, però possiamo aiutare le imprese ad accelerare le procedure per ottenere i permessi, per ottenere le autorizzazioni al fine di avviare attività economiche. Questo è uno dei provvedimenti che rientrano in questa serie. Perché? Le norme attuali prevedono che per trasformare una
superficie produttiva in una superficie commerciale debba ottenere, oltre che l'istruttoria dell'ufficio, approvazione dell'ufficio ed altro, anche l'approvazione di questo consiglio comunale, senza distinzione alcuna. E secondo me era anche corretta quella norma attuale. Perché? Perché si pensava al momento dell'introduzione della norma di piano regolatore cosa? Che quella norma così ad ampio spettro potesse essere interpretata nel senso che chiunque poteva trasformare una superficie industriale in una superficie commerciale e quindi arrivare al limite alla trasformazione della città industriale storica per eccellenza in una città commerciale. In questo caso perché vogliamo aiutare a semplificare e ridurre di molto i tempi a chi chiede di trasformare una parte della propria attività produttiva in attività commerciale all'interno del singolo edificio? Ovviamente per accelerare, ma non tutte le pratiche, quelle che arrivano fino a una superficie di 250 metri. Perché 250 metri? Perché le norme di carattere regionale che si riferiscono alle autorizzazioni e destinazioni commerciali le definiscono, mi suggerisce giustamente l'architetto Sorbatti, esercizi di vicinato. Ecco il perché abbiamo voluto individuare nei 250 metri il limite entro il quale chi presenta la pratica di trasformazione d'uso, in parole povere, da industriale a commerciale, all'interno del singolo edificio, non la sommatoria che poi viene fuori 250, 250, 250 tendente ad n, ma 250, l'imprenditore c'ha 1000 metri di capannone, vuole trasformarne 250 metri in commerciale per vendere i suoi prodotti, è autorizzato con la sola autorizzazione d'ufficio, punto. La pratica non viene più al consiglio comunale, ovviamente consentendo di risparmiare dei mesi di tempo. La localizzazione del parcheggio. Giustamente, questo è finalizzato al reperimento e alla localizzazione dei parcheggi, perché trasformando la destinazione da industriale a commerciale, l'indice dei parcheggi aumenta. A destinazione pubblica devono essere, e sull'atto istruttorio, giustamente, adesso che mi ci ha fatto pensare l'architetto, si metteva in evidenza la duplice possibilità di acquisire, essendo destinazione pubblica, di acquisirne anche la proprietà, il che lo sconsiglio vivamente, oppure lasciarla di proprietà al precedente proprietario, però con la messa a disposizione pubblica, con l'uso pubblico. Quindi l'atto deliberativo è volto ad autorizzare l'ufficio ad approvare le singole pratiche al di sotto dei 250 metri, quella relativa all'individuazione di nuove attività commerciali all'interno del singolo edificio e l'individuazione dei parcheggi privati ad uso pubblico con gli standard ovviamente di legge. Credo di essere stato esauriente, oppure è il caso di introdurre... Già la possibilità di modificare l'uso è prevista dal piano regolatore. La possibilità di modificare l'uso è già prevista dal piano regolatore, che il piano regolatore riteneva che comunque la localizzazione del parcheggio dovesse comunque passare per il Consiglio Comunale per trovare la più giusta localizzazione. E noi ci rifacciamo a una delibera per i criteri, a una delibera già precedentemente approvata da questo Consiglio Comunale, dove dà una serie di criteri per la localizzazione, tra cui vicinanza con la strada, una posizione accessibile, una serie, e quindi ci rifacciamo agli stessi tipi di criteri già approvati. Grazie. Allora, su questo è aperta la discussione, potete intervenire, non ci sono. Sì, consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, solo un aspetto, io parlo un po' genericamente, a parte tecnicamente, insomma è molto chiaro quello che è stato detto, ma c'è un indirizzo che, cioè, come motivazione iniziale potrebbe andare bene, però mi sembra che si stia andando un pochino troppo oltre, nel senso che si sta perdendo un po' la centralità del Consiglio, secondo me.
Su certe questioni, poi dopo è un punto di vista, quindi chiaramente l'ufficio vuole maggiore facilità di lavoro, quindi è consentito, però secondo me la ratio del controllo del territorio, anche per una questione che insomma 250 metri quadrati, deve individuare dei parcheggi, cioè comunque c'è una rilevanza pubblica importante su questa cosa. Un passaggio in consiglio comunale io non lo vedo come un onere così gravoso, così complicato, addirittura mesi. Oggi abbiamo 20 pratiche in ordine del giorno, cioè se c'è da fare urgentemente una pratica si sta mezz'ora di più, si fa un passaggio in commissione in più e si fa, cioè questo consiglio ha dimostrato di poter lavorare anche bene, quindi non penso che questo rientri in un'ottica di semplificazione così necessaria. Si può fare comunque velocemente, però con la tutela dei rappresentanti dei cittadini che entrano anche in una questione del genere, oppure che si spinga un po' troppo anche se questa incentivazione all'edilizia, togliere oneri, è un po' una deregulation che secondo me sta andando un pochino troppo in là, e secondo me su questa cosa non la condividiamo troppo nell'impostazione data. Ecco, questo è un po' un campanello d'allarme che volevo dare anche al Consiglio Comunale. Grazie consigliere Gianangeli. Consigliere Olivi, la facoltà. Grazie Presidente. Abbiamo discusso a lungo di questa pratica in commissione, perché fondamentalmente se da un lato di questo ipotetico piatto della bilancia c'è la vicinanza alle imprese per essere più snelli e più vicini alle esigenze, dall'altro mi permettevo ricordare, poi c'era anche l'intervento del consigliere Gianangeli, che il passaggio in consiglio comunale non nacque per la voglia di interrompere un percorso, ma quanto di valutare di volta in volta l'effettiva realtà intesa come l'effettiva volontà dell'impresa di cercare occasioni di sviluppo. Mi spiego. Siccome stiamo parlando di realtà di zone industriali fondamentalmente, dove si dà la possibilità di aprire fino a 250 metri quadri, questo dice la norma è più ampia, la possibilità di avere un'attività commerciale. Pensate al classico falegname che vuole fare un'esposizione dei mobili prodotti, no? O un imprenditore che fa manufatturiero e che vuole fare una showroom per vedere cosa la sua azienda produce. Oggi con questo aspetto noi diamo la possibilità di avere questa ulteriore opportunità, no? Il piano regolatore aveva questa attenzione a dare questa ulteriore opportunità. Il passaggio era in consiglio comunale era per cercare comunque di avere sempre sotto mano e la gestione territoriale e la valutazione del singolo caso, ovvero sia se dietro a questa richiesta c'era un progetto di sviluppo industriale o dell'attività, perché era una concessione che la città dà in un determinato luogo, a un determinato soggetto, a fronte di un interesse che è sì privato ma anche pubblico, perché si sviluppano attività. Oggi gli uffici ci propongono che fino a questa cifra di 250 metri quadrati questa attenzione venga dei fatti defalcata, perché è una questione automatica che passa naturalmente con il vaglio di tutti gli standard, dei requisiti, questo ci mancherebbe, anche il concetto del privato ad uso pubblico, dicevo in commissione, mi convince parecchio. Però le mie perplessità nascono sul fatto che comunque il Consiglio A non valuterà più queste trasformazioni, ma soprattutto non darà il beneplacito alla trasformazione, perché dietro ci sta un progetto che convince i rappresentanti della città, come diceva Gianangeli, cioè io faccio questa richiesta perché ti faccio vedere che questa mia esigenza non è a fini speculativi immobiliari, passatemi questo termine, ma è perché a me interessa per sopravvivere o incrementare l'attività che io ho in quella zona, che è destinata invece ad altra destinazione, quella produttiva. Ecco, su questo nascono le perplessità, torno a ripetere, l'ho detto in commissione e lo ripeto anche qua. Grazie consigliere Olivi, non ci sono altre prenotazioni, altri interventi, quindi chiusa la fase della discussione, apriamo quella delle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, allora mettiamo in votazione la pratica numero 11.
provvedimenti per il rilancio dell'attività edilizia e la ripresa delle attività economiche, semplificazione delle procedure per l'individuazione dei parcheggi pubblici nelle zone TE2.2 del piano regolatore generale, città consolidata con prevalenza di attività economiche, per interventi che introducono nuove destinazioni commerciali, direzionali e terziarie, modifiche della delibera del Consiglio Comunale numero 122 del 29 maggio 2009. Prego votare. Gianangeli, Catani, Garofoli. Se non riprenda. Gianangeli è a posto. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, favorevoli 14, contrari 2, gli astenuti 5. Sono i consiglieri Mancinelli, Bornigia, Olivi, Francesco Rossetti, Spaccia. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Votazione nuovamente aperta. Francesco Rossetti. Mancia. Ancora Mancia. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 21 consiglieri, favorevoli 14, contrari 2, gli astenuti 5. Sono i consiglieri Mancinelli, Bornigia, Olivi, Francesco Rossetti, Spaccia. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo ora alla pratica numero 12. La variante parziale al piano regolatore generale per rettifica le norme tecniche di attuazione e modifiche e zonamenti. Approvazione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 92 e successive modifiche e integrazioni. Illustra la pratica, la presenta l'assessore Bucci. Se si ha facoltà. Allora, questa è una deliberazione che costituisce variante al piano regolatore e la deliberazione finale di un iter iniziato oltre un anno fa, quando con la delibera di questo Consiglio Comunale venne approvata la variante al PRG per rettifica norme tecniche di attuazione, modifiche aggiornamenti e quant'altro. In sintesi, per chi ha visto l'atto prodotto con tutti gli allegati, è una delibera che per la gran parte si occupa di aspetti di dettaglio, di rettifiche dei confini, di compensazioni e quant'altro, e quindi direi delle sciocchezze dal punto di vista urbanistico, ma aveva una cosa molto importante, due cose importanti. Una ce la ritroviamo qui e con l'approvazione di questa deliberazione si andrà a concludere l'iter amministrativo di adozione, di osservazione e di approvazione. Ma se vi ricordate, alla delibera del gennaio di cui facciamo riferimento, ne seguì una ad aprile con cui si revocava una parte di quella deliberazione relativa al piano di recupero via Campania, via cosiddetto variante Cipo. Quindi, depurata di quella parte relativa alla delibera dell'aprile scorso, relativa alla variante via Campania, via Acquaticcio, questa delibera non fa altro che approvare, dare completezza amministrativa alla deliberazione già presa. Perché dicevo che è un atto molto importante, al di là degli aspetti formali e dell'iter lungo, come sono lunghi tutti gli iter delle varianti amministrative? Perché anche su sollecitazioni della provincia, del comitato provinciale,
si è entrato nel merito della individuazione e dell'attribuzione della capacità edificatoria, attribuita in un primo momento in modo difficilmente identificabile, uso questo termine. Oggi, con questo atto, cosa si fa? Per le aree molto importanti, perché sono aree di espansione del comprensorio PC2 e del comprensorio Appennini Alta 1, Appennini Alta 2. E quindi parliamo di una delle più grosse aree di espansione della città in una delle zone più belle della città. Queste aree sono rimaste inutilizzate dai proprietari perché? Perché molto probabilmente nell'attribuire la capacità edificatoria di queste aree, a differenza di altri comparti edificatori in cui veniva assegnata una quantità precisa, addirittura a volte in valore assoluto, comparto per comparto, zona per zona, sottozona per sottozona, in questo caso la capacità edificatoria veniva rinviata a un ipotetico valore di mercato, il valore dei suoli, il che mi si insegna che su 25 persone potremmo tirar fuori 25 valori differenti, o se aggiungiamo dei consulenti, ognuno dice la sua. Allora, preso atto dei rilievi del comitato provinciale, si è deciso di agganciare questo ipotetico valore di mercato al valore determinato ai fini IMU. Ovviamente sarà un valore preciso a cui riferirsi. Non mi dite se è giusto o meno giusto, se è più alto o più basso rispetto al valore di mercato. Però è comunque un riferimento preciso che darà la possibilità di ripartire all'interno di queste aree, in base alle singole proprietà, l'attribuzione della valutazione della capacità edificatoria. A questo punto speriamo, sempre ai fini, scusate se mi ripeto, del rilancio dell'attività edilizia, l'agevolazione e tutto, che questo provvedimento che vedrà la conclusione con questa deliberazione, aiuti a sbloccare, aiuti ad incentivare i proprietari, le imprese, i progettisti o comunque tutti gli interessati, anche con l'aiuto dell'amministrazione, e qui dopo farò un commento a parte, aiuti a sbloccare la possibilità di andare a progettare ed edificare in una delle zone più belle di Jesi, che purtroppo sono rimasti ingavinati in una palude tecnico, amministrativa e urbanistica. Speriamo che con questo atto gli diamo una mano. Ora, vi devo dire che mi sono incontrato nelle settimane scorse con alcuni dei proprietari più importanti e molto probabilmente ci vorrà quello che io definisco il coordinamento dell'amministrazione comunale. C'era un esame all'università che si chiamava gestione urbanistica del territorio, cosa sottovalutata da molti, ma noi dimostreremo, perché abbiamo preso un impegno anche su invito del Presidente, dimostreremo con la cosiddetta variante CIPO che significa gestione urbanistica del territorio ai privati e a questo consesso con orgoglio. Perché? Perché quel piano di recupero che avevamo stralciato da questa deliberazione, perché voleva andare avanti frazionando dei comparti ad altro, invece noi ci siamo impuntati, il Consiglio Comunale ha approvato con 18 voti a favore e una sola astensione, ricordo bene, noi dimostreremo, perché abbiamo già le prime bozze, che l'intervento dell'amministrazione dà una soluzione, la dà migliore a quel ipotizzate da qualcuno che altri neanche sapevano ci fossero, mantenendo tutta la capacità edificatoria sui loro lotti, coordinate all'interno di una progettazione unitaria, come era giustamente auspicato dalle NTA del piano regolatore. Quindi, se il Presidente consentirà, appena ci avremo le tavole più dettagliate, le presenteremo qui, anche se sarà oggetto e
diceva la pubblicità è l'anima del commercio, ma questo io dico sempre per il superiore interesse pubblico, parliamo di progettazioni ed altro, pubblico e privato, venerdì prossimo ci sarà un convegno relativo all'edilizia e all'urbanistica, nuove opportunità, rilancio, chiamiamocelo come ci pare, in cui presenteremo tra le altre cose anche questa prima bozza di piano di recupero che dimostra che rispettando le norme pedissequamente si riesce a soddisfare l'interesse del privato contemperandolo con una visione insieme del territorio. Scusate se l'ho fatta un po' lunga, ma questa è una delibera importante. Speriamo che scaturisca gli effetti voluti e dovuti. Grazie Assessore Bucci. Allora, su questa pratica aperta la discussione, potete prenotarvi, quindi intervenire. Non ci sono prenotazioni, quindi vuol dire che la spiegazione è stata esauriente. Non era facile, ma evidentemente insomma, è riuscito nell'intento. Fra l'altro è stato un tour de force quest'oggi, oggi pomeriggio, perché ne aveva diverse, però insomma è sempre molto chiaro, preciso, devo dire, ineccepibile. Allora, non ci sono prenotazioni, quindi chiusa la fase della discussione, apriamo quella delle dichiarazioni di voto eventuali. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione la pratica numero 12, la variante parziale al piano regolatore generale per rettifica alle norme tecniche di attuazione e modifiche a zonamenti. Approvazione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale numero 34 del 92 e successive modifiche e integrazioni. Prego votare. Catani. Gianangeli. Niente ancora. Ah, niente, boh, lo facciamo votare, ecco, no, a voce, Gianangeli, pulsante, se preme, se si prenota, astenuto. Allora, i presenti sono 21, giusto, i presenti sono 21 consiglieri, i favorevoli sono 20, nessun contrario, due astenuti, sono i consiglieri Gianangeli e Mancia. Chiedo scusa, ho sbagliato? 19 favorevoli. 19? Favorevoli e 2 astenuti. Allora, ridico per evitare problemi. I presenti sono 21 consiglieri, favorevoli sono 19, nessun contrario, 2 astenuti, sono i consiglieri Gianangeli e Mancia. Chiedo scusa. Il Consiglio Comunale approva. Mettiamo ora in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Gianangeli. Garofoli e Gianangeli. Gianangeli. Garofoli adesso. Gianangeli è a posto. Ecco, a posto. Comunico l'esito della votazione. No. Lassù lo dà, però non è, non so se è quello precedente, a me qua non lo dà nello schermo mio, lassù lo dà, lassù lo dà. Guarda la votazione principale. Di prima, non si sa se è quella di prima o meno. La
Presidente, l'immediata esecutività, facciamo la votazione. Sì, facciamo una votazione palese. Allora, facciamo allora il sistema della votazione palese, perché c'è un problema tecnico nuovamente. Allora, diamo per scontato, i presenti erano tutti e sono tutti e sono 21. Ecco, l'esito della votazione, basta dirlo e poi scatta la... i voti favorevoli sono 19, nessun contrario, 2 gli astenuti, ma non ho la... e non ho lo, diciamo, il risultato con... No, là non appare. Ah, ce l'ho qua sul video comunque. Vi fidate? I favorevoli sono 19, i contrari, nessun contrario, 2 astenuti, consiglieri Gianangeli Mancia. Ce l'ho sul video io e mi dispiace non appare lassù. Quindi il Consiglio Comunale approva anche l'immediata esecutività. Fra l'altro, al di là dei problemi tecnici, visto che ci sono problemi sempre per Gianangeli che sta, diciamo, alla fine, e Garofoli, se noi cambiassimo già un pochino la disposizione, perché se è vero che non prende l'ultimo nominativo, potremmo far scalare Garofoli qua e la stessa cosa vale per Gianangeli. Facciamo un tentativo le prossime volte, perché se quello è il problema, almeno quello lo risolviamo in modo molto banale. Non è un problema di persone. Oppure sostituiamo le persone, certo, oppure sostituiamo le persone. Allora, passiamo ora a trattare la pratica numero 13, approvazione schema di protocollo d'intesa dell'area metropolitana medio-adriatica per la costruzione di una strategia territoriale integrata. Illustra la pratica l'assessore Napolitano. A facoltà. Dunque, la prossima programmazione dei fondi europei, cioè per il periodo che va dal 2014 al 2020, prevede il finanziamento di programmi operativi nazionali, cioè un finanziamento che l'Unione Europea ha destinato direttamente alle città, senza passare attraverso le regioni. Quindi già quando abbiamo fatto anche degli incontri che aveva promosso la Regione Marche, si è parlato di questi PON e pensiamo che potrebbero essere 20, anche se in quegli incontri il dirigente regionale parlava di 14 PON, quindi programmi di finanziamento destinati prevalentemente alle aree metropolitane italiane. Partendo dal presupposto che il territorio che va da Ancona a Jesi, cioè il territorio che comprende la Vallesina e tutto l'ambito costiero, si distingue già come un territorio che ha delle capacità, delle dotazioni materiali e immateriali tali che potremmo configurarlo proprio, potremmo qualificarlo come un'area metropolitana, in quanto è già un territorio ricco di potenzialità e capace di promuovere quindi delle azioni integrate e condivise di sviluppo. Per candidare quindi il territorio di cui stiamo parlando, che poi è stato comunque allargato anche alla fascia nord, quindi a tutta l'area di Senigallia e i comuni limitrofi, alla fascia sud dove c'è Osimo, Loreto, Castelfidardo, per quindi presentare questo territorio a livello nazionale come un'area metropolitana che è stata poi definita area metropolitana medio-adriatica, il comune di Ancona, avendo a disposizione dei fondi che erano, diciamo, dei fondi che non aveva speso per altri programmi ministeriali, ha avuto la possibilità quindi di utilizzare appunto questi fondi per predisporre un piano, il piano di area vasta, proprio dell'area di cui stiamo parlando. Il Comune di Ancona quindi ha già espletato il bando di gara, quindi per individuare i tecnici progettisti che poi predisporranno questo piano, e nel frattempo ha comunque organizzato degli incontri ai quali abbiamo sempre partecipato. Il Comune di Jesi è stato coinvolto fin dal primo momento, proprio perché il territorio, come dicevamo, si caratterizza proprio
per la presenza della Vallesina insieme alla costa, cioè è tutto un territorio integrato che senza il comune di Jesi appunto non avrebbe proprio non avrebbe senso, non si caratterizzerebbe allo stesso modo. Il comune, quindi stavo dicendo, il comune di Ancona ha effettuato la gara, ha individuato i tecnici e a questo punto ci propone uno schema di convenzione, così come a tutti gli altri comuni che faranno parte di quest'area metropolitana, per aderire quindi a questo programma. Lo schema di convenzione quindi contiene una serie di punti, di principi che noi dobbiamo condividere, sulla base dei quali i tecnici incaricati per la predisposizione del piano poi predisporranno poi dei progetti reali, cioè dei progetti che saranno in grado di tradurre gli obiettivi in azioni concrete. Oggi ci propone appunto la condivisione di questo protocollo per poi quindi cominciare cogliere questa occasione. Diciamo che è importante partecipare, essere appunto anche noi presenti e protagonisti nella predisposizione di questo piano d'area vasta, proprio per cogliere un'occasione, cioè quella di avere a disposizione dei fondi destinati alle città che altrimenti noi non avremmo la possibilità di utilizzare, cioè sicuramente non sarebbero finiti appunto nel nostro territorio, in quanto a livello nazionale non siamo classificati come area metropolitana e quindi dobbiamo cercare di proporci come tale, cioè di far capire che il nostro territorio con la costa, l'entroterra, la Vallesina ha le infrastrutture che abbiamo, quindi voi sapete che abbiamo già delle infrastrutture importanti, il porto, l'interporto, l'aeroporto, siamo appunto capaci di configurarci come area metropolitana e quindi di poter usufruire dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea. Grazie Assessore Napolitano. Consigliere D'Onofrio? No? No. Consigliere Olivi, a facoltà. Grazie Presidente. In Commissione abbiamo ascoltato questa proposta di firma di protocollo e per quello che mi riguarda io personalmente condivido questa iniziativa. Fatto salvo, diciamo, perché ritengo che possa essere una traiettoria di sviluppo per questa nostra regione e per questo nella fattispecie di quest'asta che va nella Vallesina verso Ancona e apre a un territorio che è quasi quello provinciale, perché poi 40 comuni sono all'incirca la provincia d'Ancona, che se ricordo l'ex provincia d'Ancona ne registrava 49. Ecco, su questo aspetto però dobbiamo avere la consapevolezza che un treno nazionale che risponde a una precisa direttiva comunitaria, che è quella della programmazione, ha già fatto scelte importanti che oggi non ci vedono protagonisti, perché 14 aree metropolitane sono state già segnate e alcune regioni, come la Regione Marche, non hanno e non possono vantare aree metropolitane, e quindi i comuni, o perlomeno gruppi di comuni, si stanno attrezzando nella nostra regione, ripeto anche da altre, per proporsi come tali. Dalla nostra parte c'è il vantaggio di avere un percorso, ricordava e riconosco la sua e ringrazio per l'onestà intellettuale in commissione l'architetto Sorbatti, un discorso iniziato anni fa che oggi vede un epilogo anche in questa tappa, perché io ritengo che non sia la conclusione di un percorso ma sia un'ulteriore tappa di un cammino verso appunto una condivisione di area vasta che porti le tante municipalità, i tanti campanili a confrontarsi ma a sentirsi un'unica unità. Oggi in Europa, se sei sotto 350.000, 400.000 abitanti, non vieni considerata tale, e questo è un punto di riferimento per quelli che sono poi i programmi e le risorse comunitarie da intercettare.
Spiace in questo percorso, e lo dico senza ricorrere a campanilismi, perché chi mi conosce sa che mi sento fortemente iesino, ma ho sempre detto che qui il campanile va sicuramente superato in funzione di un progetto più complessivo. Spiace però verificare che in questa tappa il ruolo del Comune di Jesi è secondario, e dico secondario per rispetto, perché non ci siamo, siamo insieme ad altri, perché Ancona assume questo ruolo, e al di là delle questioni pratiche, le risorse a disposizione, c'è una precisa volontà politica che io da tempo ho denunciato e sto denunciando. Siamo fuori da questa filosofia, siamo fuori da queste politiche, però ci adeguiamo per opportunità, e sull'opportunità con la politica a volte non vanno bene a braccetto. Così come non nascondo che dietro questi studi poi ci sono molti volti che sono stati contestati negli anni precedenti in questa stessa aula da chi presumo poi fra qualche minuto voterà la stessa, no? La protocollo che, ripeto, a me trova d'accordo, e quindi sono contento perché almeno c'è la capacità di conoscere o riconoscere la bontà di determinate iniziative che sono state, diciamo, precluse o boicottate per un quinquennio. Ma lo facciamo questo, e riconosco questa, onestamente, se poi sarà così, questa capacità, perché per il bene dei cittadini a volte va superato, anzi senza a volte, va superato, no? Pregiudizi o preclusioni. Quello che mi permetto di evidenziare, ribadendo il mio voto positivo, è quello di avere una presenza più attiva e più determinante su questo progetto, perché ritengo che la nostra città ne abbia non solo il peso specifico, ma anche le capacità e la storia alle spalle. Grazie consigliere Olivi. Il consigliere Gianangeli, a facoltà. Sì, in commissione abbiamo detto che questa scelta è molto, molto significativa per la nostra città, no? E ci ha un po' sorpreso che ci sia arrivata un po' così, e ci sarebbe piaciuto capire, no, durante le fasi di questi incontri, che cosa si stava facendo, cosa si stava dicendo. Abbiamo dei dubbi anche noi sul fatto di ruolo trainante di Ancona, non per le stesse motivazioni del consigliere Olivi, ma perché abbiamo forte perplessità sull'amministrazione attuale di Ancona. E quindi mettersi un po' a rimorchio di Ancona, abbiamo visto anche uscite anche su rifiuti così, ci trova un po' preoccupati, anche se comunque aperti e disponibili comunque a parlarne, chiaramente, senza alcuna preclusione. Noi abbiamo visto, insomma, giusto per dirne una, parlare di Ancona Ambiente, quando noi abbiamo un gioiellino rispetto a Ancona Ambiente, insomma, mi sembra un po' rischioso, se non altro questo, per cui vorremmo andarci molto cauti su questa scelta. Chiaramente non abbiamo nessuna intenzione di opporci a questo cammino, perché sarebbe un po' da ottusi, no? Ci sono delle possibilità di avere accesso ai fondi europei, però ricordiamo anche che i fondi europei arrivano anche da micro realtà, cioè non è detto che bisogna fare per forza la macro area per avere fondi europei, e non è detto che bisogna fare grandi infrastrutture, ci sono fondi europei per il chilometro zero, ci sono fondi europei per i circuiti agrituristici, cioè bisogna un attimino capire che modello di sviluppo noi vogliamo dare a questa città. E su questo sinceramente ci piaceva aprire un dibattito anche politico, perché secondo me questa qui che prendiamo oggi è una scelta un po' di modello di sviluppo. E quindi sinceramente farla così, come se fosse una pratica normale, secondo me è un po' limitante per la portata di questa scelta. Comunque, a tutela della città, proprio perché comunque riteniamo che questo passaggio è molto importante, abbiamo presentato anche una risoluzione. Non so se l'avete vista, se è stata distribuita, una risoluzione molto semplice. Siccome si tratta di una scelta di modello di sviluppo per tanti aspetti, vorremmo che le fasi del tavolo di cui è l'articolo 7, cioè il tavolo in cui si andrà a costruire questo piano d'area vasta, siano assolutamente trasparenti con il Consiglio Comunale e con i rappresentanti dei cittadini. Non so chi sarà il rappresentante che siederà al tavolo, ma l'impegno che si dà nella mozione è che si ponga in un rapporto continuo e costante con il Consiglio Comunale. Ci sembra il minimo per una scelta del genere.
Grazie consigliere Gianangeli. Ci sono altri interventi? Assessore Napolitano. Allora, io volevo precisare solo una cosa. Innanzitutto che il Comune di Ancona non è che, voglio dire, alla fine è un leader, è il capofila di questo piano, perché il Comune di Ancona ha i fondi a disposizione per la, per la redazione del piano, e d'altra parte se dobbiamo creare un'area metropolitana è chiaro che il Comune capoluogo deve essere il capofila dell'area metropolitana medio-adriatica. Ripeto, perché comunque ha i soldi per dare l'incarico, per predisporre il piano. Secondo, in tutti gli incontri che abbiamo avuto si è sempre detto, e questo è chiaro, che non ci sono protagonisti, ci sono scelte condivise che dobbiamo condividere tutti, cioè dobbiamo realizzare qualcosa che faccia crescere il territorio, che dia un'opportunità di sviluppo al territorio, per cui non, fino ad ora, almeno ci è sembrato così, non ci sono stati protagonisti ma scelte condivise. Per quanto riguarda la mozione del consigliere, penso che sia accettabile. Grazie assessore Napolitano. Non ci sono altri interventi, altre possibilità. Faccio un intervento a titolo personale brevissimo per dire che le spiegazioni che sono state date dall'assessore Napolitano sono sufficienti e comunque esaustive, anche per superare alcune perplessità legate alla estrema generalità di un impianto complessivo del protocollo, perché non nascondiamocelo, è molto generico e a volte nella genericità un pochino si perde. Certo, rispetto a prima, al di là di queste indicazioni e precisazioni che sono state date dall'assessore, è cambiato per quanto riguarda il Comune di Jesi una cosa fondamentale, cioè l'amministrazione. Quindi è diverso il rapporto di fiducia in questa amministrazione rispetto all'altra. Questa sono sicuro che potrà portare avanti dignitosamente il ruolo di Jesi in questa nuova realtà e saprà adoperarsi per un modello di sviluppo vero. È cambiato il rapporto fiduciario. Da qui ovviamente c'è una presa di posizione assolutamente diversa rispetto al passato. Non ci sono altre prenotazioni, quindi chiusa la fase della discussione, aperta quella delle dichiarazioni di voto eventuale. Se ci sono dichiarazioni di voto, sì, consigliere Catani, a facoltà. Sì, grazie Presidente, non solo per quanto riguarda il nostro gruppo sarà un voto positivo, abbiamo però preso giustamente atto di quello che ha detto l'assessore Napolitano, che ci ha tranquillizzato, in quanto anche noi da questo punto di vista, cioè la strategia che dobbiamo seguire, soprattutto in quanto riguarda queste fasi, dovrà essere molto attenta, cioè prudente, dovremmo farci valere sotto tutti i punti di vista, perché forse l'assessore che non è jesina non sa, forse sa che tra noi ancora non c'è tutto questo grandissimo feeling, quindi è opportuno comunque a tenere, diciamo, un comportamento e seguire una procedura corretta. Quindi riteniamo giusto quello che si sta facendo con queste premesse e voteremo positivamente. Grazie. Grazie. Ovviamente non ho detto che metteremo in votazione prima la pratica, poi la risoluzione nel testo presentato dal consigliere Gianangeli. Non ci sono altre prenotazioni per le dichiarazioni di voto, quindi chiudiamo anche questa fase. Passiamo a quella della votazione della pratica nel testo predisposto dall'amministrazione, la pratica numero 13, approvazione schema di protocollo d'intesa dell'area metropolitana medio-adriatica per la costruzione di una strategia territoriale integrata. Votazione aperta, prego votare. Comunico l'esito della votazione, i presenti sono 23 consiglieri, i favorevoli sono 20, nessun contrario, 3 gli astenuti, i consiglieri Gianangeli, Mancia, Marasca. Il Consiglio Comunale approva,
Adesso mettiamo in votazione l'immediata esecutività della delibera. Prego votare. Bornigia. Mancia. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 23 consiglieri, favorevoli. Immediata esecutività. Non è influente, lasciamo così, non è influente. Se no dobbiamo ripetere, non è influente. Comunico l'esito della votazione. I presenti sono 23 consiglieri, favorevoli 19. Contrario nessuno, gli astenuti sono 4, i consiglieri Marasca, Gianangeli, Mancia e Donofrio. Il Consiglio Comunale approva.